Un progetto che diventa un libro, un obiettivo meno sprechi alimentari e più risorse per la solidarietà, che COP persegue ormai da 12 anni. Si è partiti da lontano e ora l'iniziativa coinvolge tutta la Lombardia. Ed è un libro che racconta come vengono utilizzate le eccedenze alimentari dei grandi magazzini, dei supermercati, degli ipercoop e come vengono donate ad enti che si occupano di assistenza agli emarginati, di beneficenza, di carità, cibo che quindi non viene sprecato e che viene riutilizzato per nutrire delle persone che hanno bisogno. E l'idea è stata quella di andare a raccontare in giro per la Lombardia le varie associazioni che recuperano l'eccedenza alimentare dei punti vendita Coop e di raccontare come queste eccedenze vengono riutilizzate, a chi vengono donate, perché in parte si tratta di mense di poveri, ma ci sono anche comunità alloggio per minori, per donne maltrattate, centri per disabili, insomma le situazioni più varie, sia del privato sociale cattolico sia di quello laico, quindi sono donazioni che vanno un po' a vantaggio di tutti. C'era un bisogno forte, ce lo portavano i nostri soci, ce lo portava il mondo dell'associazionismo cattolico e non solo, anche l'associazionismo laico nei territori. Abbiamo lavorato per fare in modo che quelle che per noi erano delle eccedenze, che è un termine orribile se ci pensate, diventassero invece una cosa meravigliosa, un frutto meraviglioso, perché è da 12 anni che grazie appunto a delle eccedenze ci sono migliaia di persone che in Lombardia possono avere un pasto caldo. Oggi i numeri sono importanti perché coinvolgono tutta la rete Coop della Lombardia. Siamo l'anno scorso 900 tonnellate di prodotti alimentari freschi recuperati, l'80% circa sono frutta, verdura, salumi, latticini, carne, insomma prodotti che per la dieta alimentare sono fondamentali e che sono recuperati da circa 90 associazioni caritative. Se l'Italia con la legge del buon samaritano è stata nel 2003 uno dei primi paesi a occuparsi delle donazioni alimentari anche da un punto di vista normativo, un vero salto di qualità si è avuto soltanto con Expo 2015. L'esposizione universale ha riacceso l'attenzione sul tema e dato vita a una nuova legge, la cui prima firmataria è la deputata varesina Maria Chiara Gadda, che ha portato a una vera rivoluzione. Una legge che finalmente ha semplificato il sistema, il nostro modello ha funzionato pur con grandi difficoltà di tipo diciamo istituzionale, ma oggi è tutto molto più semplice, è possibile donare, è possibile che i comuni possano incentivare le donazioni attraverso la riduzione della tassa rifiuti, è possibile recuperare anche i farmaci, cosa che in passato non poteva essere fatta. Abbiamo semplificato anche la donazione del pane finalmente, perché sembra incredibile, ma il pane prodotto il giorno prima, il giorno dopo non si poteva donare. E così per presentare a buon fine titolo scelto per il libro di Zita Dazzi non poteva esserci cornice migliore di Palazzo Marino, dove il progetto Expo ha mosso i primi passi e dove ancora si investe molto sul tema dell'alimentazione e delle eccedenze. Una continuità. Quindi un elemento che ci consente di mettere insieme le risorse, le buone risorse dell'associazionismo, del volontariato e di aziende come Coop con le iniziative pubbliche di sostegno alla povertà e alle condizioni estreme dei senza fissa dimora. Tra le tante realtà attive sul territorio c'è senza dubbio la Caritas Ambrosiana che tutti i giorni incontra migliaia di persone e dà loro una mano concreta. Le mense sono tante, gli empori sono diventati 7, noi raccogliamo circa 1600 tonnellate all'anno di generi alimentari, ovviamente non solo da Coop perché c'è anche Ortomercato e altre realtà che ci donano. Con questo cibo noi cerchiamo di fornire i nostri centri d'ascolto e i nostri empori e soprattutto il refettorio ambrosiano, quindi anche le mense, di un cibo che viene trasformato in cibo buono, rischierebbe di diventare spazzatura, in realtà diventa cibo buono, ci sembra anche un cibo giusto perché da solidarietà alle persone in difficoltà, evita lo spreco.
Ma a me è piaciuto molto incontrare queste persone che sono in pensione e che si sono messe a fare volontariato, anche ex manager di aziende che a un certo punto hanno finito di lavorare e si domandavano come posso rendermi utile e hanno messo in piedi in luoghi di provincia, in centri anche magari piccoli, dove però c'era una richiesta, c'era un bisogno, delle strutture di sia di mensa sia di donazione di pacchi viveri, e quindi mettendo a disposizione le loro competenze professionali, le donazioni della Coop, le competenze che c'erano sul territorio, hanno creato delle strutture che fanno delle opere molto importanti per aiutare chi è in crisi. La crescita starà nella crescita del rapporto tra le varie associazioni che lo stanno portando avanti, perché noi consegniamo dei prodotti e diventano una cosa importante per le persone che li ricevono ed è il punto fondamentale del progetto. L'altro aspetto è che davvero insieme a tante altre realtà manteniamo dei presidi di umanità, di solidarietà, di attenzione a chi è altro da te, che nelle nostre comunità sono fondamentali. Donare i prodotti integri che non possono più essere riproposti alla vendita ad associazioni che li utilizzano per preparare pasti per i loro assistiti. Coop combatte lo spreco alimentare e promuove la solidarietà, perché essere una cooperativa di consumatori significa anche destinare le merci a buon fine.